Opinioni e analisi senza filtri, questo è il fatto di Marcotti, ogni settimana sulle fonti TV con Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Io non vedo l'ora di sentirlo oggi, visto che ci lasciamo alle spalle tutta la vicenda del Quirinale. Giancarlo, ben trovato. Grazie Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Peraltro nel clou della settimana dedicata al Quirinale abbiamo avuto anche un doppio appuntamento con te, a parte il fatto di Marcotti abbiamo fatto qualche approfondimento in più nel nostro format Benvenuto Presidente, quando ancora il Presidente non era il benvenuto, nel senso che non avevamo il nome. Ora il nome ce l'abbiamo, è più che altro un bentrovato Presidente, visto che è Sergio Mattarella. Allora Giancarlo, che cosa hai pensato? Poi dopo facciamo anche passi indietro per ripercorrere quello che è accaduto con tutto ciò che adesso ci porta a ragionare sul futuro, perché poi non è che vogliamo parlare solo di quello che è successo così tanto per. Allora, cosa hai pensato quando i partiti hanno detto no, dobbiamo chiedere a Mattarella, e Mattarella poi ha detto di sì, era inevitabile questo? Cosa hai pensato? Allora, sono rimasto stupito. Naturalmente poi riflettendoci bene, era l'eventualità più probabile. Adesso mi spiego. Il giorno prima, diciamo, dell'elezione di Mattarella, quando non era ancora uscito il suo nome, io avevo fatto un video con il titolo inequivocabile Presidentessa. Cioè l'idea appunto che non sapevamo chi sarebbe stata eletta al Quirinale, ma sapevamo che era una donna. Perché? Perché dopo il tentativo con la Casellati, che appunto non era andato a buon fine, ma comunque dopo quel tentativo sia Salvini che Letta avevano così diramato due comunicazioni, diciamo, quasi identiche, nel senso: stiamo lavorando su una candidatura femminile. Sì, okay. Certo. Io mi sono, da ingenuo che sono, non lo so, che ci credo ancora, non lo so, comunque io non ho pensato ad altre cose, ho detto vabbè, se entrambi cercano una candidatura femminile, magari non sarà la Cartabia, sarà la Belloni, magari non sarà la Belloni, sarà un'altra persona, ma insomma alla fine sarà quella, insomma, tu dici, sarà una donna, ok, alla fine sarà una donna. E poi l'indomani mattina mi sveglio e invece mi dicono che in nottata hanno optato per chiedere a Mattarella. Allora, che cosa, la mia ingenuità, diciamo, da che cosa derivava? Beh, derivava dal fatto che non avevo tenuto conto che praticamente Partito Democratico e Lega, che noi consideriamo, non dico i due maggiori partiti italiani, ma quasi, nella realtà poi il partito che ha la maggioranza relativa in Parlamento è il Movimento 5 Stelle. Certo, certo. Cioè noi lo diamo già... parlando, no, ma è giusta, questa analisi politica deve partire necessariamente da qui. A livello numerico in Parlamento, proprio perché alle elezioni, le ultime che abbiamo fatto, avevano preso tantissimi voti, ricordiamo, no? Sulle famose elezioni in cui il Movimento 5 Stelle era esploso, numericamente parlando, siedono in Parlamento tanti esponenti del Movimento 5 Stelle. Prego. Manu, permettimi una cosa, perché faccio una domanda a te, ma la stessa domanda anche a tutti gli ascoltatori. Dopo l'elezione di Mattarella, tutti i media hanno sottolineato che Mattarella è stato eletto anche per i prossimi 7 anni, cioè dal 2022 al 2029. Ok, la domanda è: siamo certi che Mattarella voglia fare tutto il settennato? Ma e no. perché non si è preso neanche in considerazione una cosa che poteva essere probabile, e cioè che quando si ritornerà al voto e quindi si creerà un nuovo Parlamento,
sia lo stesso Mattarella a dare le dimissioni. Ma sono d'accordissimo, anche perché poi, insomma, anch'io credo che non farà tutto il settennato e quindi non farà altri 7 anni, devo essere sincera, poi mi sbaglierò, ma sono molto allineata con te su questo. Però qualche fine analista, evidentemente come lo sei tu Giancarlo, ha già ipotizzato che questo sarà solo, ma si diceva a onor del vero anche prima che poi venisse rieletto Mattarella, cioè che diciamo il prosieguo del lavoro di Mattarella al Colle sarebbe stato, e a questo punto sarà solo da Caronte, ecco, per traghettare il paese in questo momento ancora un po' complicato, no? Quindi questa è un po' l'altra ipotesi che già circola, però effettivamente si parla meno, si dà per scontato, bene, è stato rieletto per 7 anni, ci sarà ancora lui. Esatto, perché Manuela, se ti ricordi bene, quando la stessa cosa è successa per Napolitano, sì, era chiaro che Napolitano avrebbe dato le dimissioni dopo, sì, e invece per Mattarella non si è parlato nella stessa, anzi, ripeto, nei vari canali nazionali, eccetera, così si parla di rielezione per i prossimi 7 anni. Quindi ufficialmente, certo, ci possono anche essere motivi di opportunità politica, non dirlo, eccetera, così. Però a me ha fatto un po' specie questa cosa, cioè. È stata diversa rispetto alla questione Napolitano. E per me invece. Ma che risposta ti sei dato tu su questo? Cioè, non, per te invece è la stessa cosa, e d'accordo, anch'io propendo di più per quella ipotesi. Ma che risposta ti sei dato? Perché con Mattarella si dà per scontato che rimanga altri 7 anni? Perché aver detto oggi che tra un anno e un mese alla Presidenza della Repubblica sarebbe andato Draghi poteva essere una cosa ma che è già non... scritto, se, cioè allora, che poi Mattarella darà le dimissioni prima della scadenza dell'altro mandato, dell'altro settennato, è, diciamo, cosa un po' più ipotizzabile facilmente. Meno ipotizzabile è, o meglio, meno certo è pensare che effettivamente poi verrà messo Draghi al Colle, anche se non è, certo non lo stiamo dicendo io e te per la prima volta qui. Ma è questa la questione, cioè, anch'io naturalmente ho un punto di domanda, cioè da queste elezioni dicono anche, una delle cose che è uscita è che tutta questa fiducia in Draghi al Quirinale non sembra che il Parlamento, nel senso che Draghi, beh, sì, è bravissimo a Palazzo Chigi, ripeto, non è la mia, no, però al Quirinale non l'ha voluto nessuno, diciamoci la verità, però al Quirinale non c'è mai stato un momento in cui Draghi era quindi dirlo poi alla fine, cioè dopo queste elezioni, dire vabbè, Draghi non è stato fatto Presidente della Repubblica adesso, ma lo sarà tra un anno, magari era un po' brutto da certo. un punto di vista della comunicazione, e quindi si parla di 7 anni di Mattarella. No, sarebbe stato abbastanza deplorevole dire no, non lo eleggiamo oggi, ma tanto lo mettiamo tra un anno. No, le elezioni sono oggi, eleggetelo oggi, no? Se volete Draghi alla Repubblica, quindi sarebbe stato un po' bizzarro. Cioè, come dire, che caspita spendiamo a fare i soldi adesso, se sapete già che volete Draghi ma non adesso, mica potete deciderli voi i tempi, il settennato e scade adesso, però vabbè, quindi chiaramente non si poteva dire, se fosse così, perché noi ovviamente ci mettiamo un bel punto di domanda. Esatto, quindi questa è un po', vedi, su questo concordiamo molto, sì, io sì, e sì, te, sì. Penso anche gran parte degli ascoltatori. Sì, sì, sì. Comunque sì. Non possiamo far altro che attendere un annetto circa. Esatto. E poi vedremo. Tanto guarda, volerà questo annetto, perché guarda, ti metto già l'altro titolo. Quali sono, è la domanda che ti faccio, quali sono le partite adesso più importanti del governo? E dicevo, volerà quest'anno perché intanto l'anno prossimo si andrà a elezioni.
elezioni, appunto, succederanno tutte queste belle cose, bisognerà vedere se il governo riuscirà effettivamente a portare a termine i compiti che si è prefissato. Allora, quali sono le partite più importanti? Allora, Manuela, la questione è che il governo, in una democrazia come quella italiana, è sorretto da una maggioranza parlamentare, quindi dobbiamo vedere che cosa è successo in Parlamento dopo questo voto. Allora, il centro-sinistra non dico che possa essere felice della soluzione, ma certamente non può essere scontento, nel senso che si pensava che fosse la sconfitta del centro-sinistra, non è stata la sconfitta del centro-sinistra, forse non è stata la vittoria, ma senz'altro non è stata la sconfitta. Ad uscire sconfitto inevitabilmente è il centro-destra. Ma sconfitto in che senso? Allora, ufficialmente il centrodestra è uscito con le ossa rotte, ma c'è anche entrato già con le ossa rotte. Mi spiego perché. Perché Fratelli d'Italia continua ad avere successo e ha un grandissimo successo. Oggi io penso proprio sia il partito di maggioranza relativa in Italia, poi sì. Dopo queste elezioni ha maggior ragione. La Lega, dopo tutto, avrà sempre quello zoccolo duro di elettori, e quindi il problema, purtroppo dobbiamo dirlo, cioè mi spiace anche appunto per le condizioni della salute, il problema è Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia. Perché dei 71 voti che sono mancati alla Casellati, non per essere eletta, ma per se avesse preso tutti i voti del centrodestra, è chiaro che la Casellati poi sarebbe stata riproposta, no? Quindi non avrebbe raggiunto il quorum dei 505, però avrebbe raggiunto i 440 voti che dovevano essere. Invece ha ottenuto circa 70 voti di meno. Questi 70 voti derivano 20 voti, e oramai lo sto dicendo perché l'ho letto e penso che sia abbastanza chiaro, che non ci siano 20 voti da Toti, cioè il Toti, dopo aver detto che avrebbe votato la Casellati, sì. Toti ovviamente, quindi i suoi parlamentari, non l'ha votata, e una cinquantina di voti invece all'interno di Forza Italia. Allora, 50 voti all'interno di Forza Italia vuol dire che chiaramente all'interno di Forza Italia c'è una guerra alla successione di Berlusconi, e vabbè, quello e era. Quindi in questa guerra qua le armi si appilano, le armi, e le armi sono fare gli sgarbi. Non sgarbi Vittorio, seppur anche lui ha parlato in queste ore per l'elezione per la rielezione del peraltro Sgarbi ha anche difeso Salvini, visto che stiamo parlando del centrodestra. Senti, ti posso chiedere, restando sempre su questo tema, cioè ricalca un po' quello che già tu hai detto, io ho voluto scrivere le pagelle dei leader, ma adesso in senso costruttivo e serio, cioè chi è che ne esce davvero con le ossa rotte a livello di leader, cioè di personaggio politico, da questa partita del Quirinale? Ma io ritengo che sono due grandi sconfitti, ma ripeto, erano sconfitti già da prima, cioè Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Ma lo ripeto, non è che erano dei partiti granitici, cioè, e poi si sono sfaldati per queste elezioni, cioè erano già partiti che sono arrivati a queste elezioni con delle faide interne, e la questione Conte con Di Maio è più che evidente a tutti. Certo, certo. E così la questione Bernini in Forza Italia con altre
Ma per esempio Salvini, no? Perché lui dice io ho fatto il possibile, c'è chi sostiene che effettivamente l'abbia fatto, però abbiamo avvertito questi attriti anche all'interno con Giorgetti, ma adesso non voglio entrare nello specifico, però chiaramente qualcosa è evidente che è successo. Per qualcuno invece è proprio colui che ne esce in modo peggiore. Tu cosa ne pensi? No, allora io sono uno che ultimamente ha criticato aspramente Salvini perché secondo me l'errore di entrare in questo governo è un errore clamoroso, cioè se la Lega non fosse entrata in questo governo oggi non dico che avrebbe il 30%, ma quasi, insomma. Quindi non, proprio la cosa che non si riuscirà mai a capire. Perché dietro ci deve essere qualche cosa di innominabile, è la scelta per la Lega di entrare in questo governo. Quindi l'ho criticato aspramente, però in questa elezione, secondo me, lui doveva proporre un nome e ha proposto, a mio parere, il nome migliore che c'era. Io non posso dire di conoscere Elisabetta Casellati. Tantissimi anni fa, perché lei era nel consiglio di amministrazione di una banca, mi sono incontrato, ma non, assolutamente non posso dire di conoscere la Casellati. Però, appunto, un po' per queste cose, anche se accadute tantissimi anni fa, un po' per così aver visto la sua attività politica, a mio parere, nel centrodestra era la migliore delle candidate possibili. Quindi, per quello non mi sento di criticare Salvini, nel senso che ha proposto la migliore delle candidate possibili. Poi Senti non ha Gianluca. tenuto conto che Toti gli votava contro, che Forza Italia gli Certo. votava contro. Torniamo al discorso del centrodestra disgregato, assolutamente, ed è apparso disgregato, ci cioè, si è mostrato, ma lo era già evidentemente, perché non è che in 3 giorni una coalizione cioè, crolla. Senti, abbiamo parlato Conte, Di Maio, quindi parte dei 5 Stelle, centrodestra, centrosinistra. Letta, è stato definito un po' inesistente. Lo definiresti così il suo ruolo in questa. No, no, lui doveva giocare in difesa e ha giocato non in difesa, con un catenaccio proprio, più che in difesa, con un modulo da, non so, 9-0-1, cioè ha messo uno là davanti e 9 in difesa. Però per lui lo 0-0 era una vittoria, quindi lo so che Se non è si può un brutto. vincere, si deve puntare al pareggio, no? Anche giocando male, anche buttando il pallone in tribuna, anche, cioè, quindi secondo me, certo, non è che a me faccia piacere vedere un politico che l'unica cosa che fa è cercare di disgregare quello che hanno o cercano di costruire gli altri, perché io ho sempre l'illusione che un politico sia lì per cercare di far migliorare il proprio paese, non per cercare di trovare una poltrona a lui e ai suoi adepti, no? Però, insomma, lo so che questa è la mia è una pia illusione, quindi che lui abbia fatto quello che ha fatto, purtroppo da politico navigato era scontato, lo ha fatto e ha portato a casa il risultato. Senti Renzi, ti chiedo di Renzi e poi dopo andiamo a conclusione con una domanda più che racchiude le questioni economiche. Renzi, velocemente. Renzi, non ho capito bene chi aveva in mente. Secondo me a lui andava bene questa soluzione. Era contrario alla Belloni, anche lì non si capisce bene perché. Quindi secondo me è stato anche lui abbastanza defilato, diciamo, ha parlato solo quando c'era qualche cosa che non gli andava, ma per il resto è stato abbastanza defilato. Quindi so che è una persona che, nonostante il peso politico minimo del suo partito,
comunque è influente in Parlamento, questo senz'altro. Sì, quello sì. Allora, tornando agli scenari economici e politici in conclusione, Giancarlo, al di là di tutto questo, adesso abbiamo archiviato le elezioni, vedremo cosa succederà, restano grossi problemi ed è il tema poi che ci porta direttamente alla politica che deve assolutamente gestire un periodo ancora difficile. Mi rifaccio per esempio alla notizia di oggi del titolo Saipem che crolla in borsa perché cominciano veramente a farsi sentire tutti i problemi legati alle materie prime, i costi alti, insomma. Allora, una riflessione generale, prima parlavamo delle partite più importanti che adesso il governo deve vincere assolutamente, non solo sostenere, perché è questa la parola chiave. Ecco, da dove bisogna cominciare immediatamente? Allora, Manuela, non so dare una risposta così a da dove dobbiamo iniziare, però una considerazione assolutamente la devo fare. Questo più 6,5% di PIL, sì, tanto sbandierato, sì. Addirittura ho sentito le dichiarazioni di Brunetta, sono incredibili, e io so che cioè, me ne rallegro se davvero è più 6,5% di PIL, però quello che so è che questo 2022 ha già dato il buongiorno ai dipendenti della Bosch, ai dipendenti della Magneti Marelli, adesso Saipem, abbiamo visto stamattina, sappiamo che le banche in generale, tutte le banche sono impegnate nel ridurre la forza lavoro. Insomma, se questo è il grande boom economico, ridateci la crisi, voglio dire. Cioè, se il boom economico è che insomma, queste crisi societarie, perché 700 persone, sì, alla Bosch, se non mi sbaglio, su 1700, quindi non dico la metà, ma quasi dei dipendenti, e 500 persone alla Magneti Marelli, insomma, quelle poi, attenzione, sono grandi aziende, sono aziende che avrebbero dovuto comunque tenere nonostante tutto, proprio perché ci dicevano sempre che la criticità dell'industria italiana era che sono troppo piccole le aziende, sì, e quindi poi vediamo che le grandi aziende sono in queste condizioni, chiudono o riducono drasticamente il personale. Quindi, insomma, io sono veramente preoccupato di quello che potrà accadere durante tutto quest'anno dal punto di vista economico. Ecco, quindi cosa fare? Sono un po' in difficoltà a darti una risposta. No, certo, non c'è una risposta probabilmente unica, Giancarlo, però resta la preoccupazione, questo è un po' il senso della questione, no? Esatto, perché i dati sono quelli, io ho citato Bosch, Magneti Marelli, l'economia reale, perché poi tu hai detto, ci continuano a dare previsioni che ci riportano a mirabolanti crescite, però poi dopo, se facciamo un attimino mente locale, anzi guardiamo quello che succede, sia a partire dalle grandi crisi aziendali, sia, guarda, nell'economia di tutti i giorni, quanta gente va a comprare, quanta gente va nei bar, nei ristoranti, perfetto, eccetera, eccetera, ci rendiamo conto che la realtà è evidente che è diversa, ma non è che perché ce lo inventiamo io, Manuela Donghi, e tu, Giancarlo Marcotti, perché è così, basta parlare con, capiterà anche a te, entri nei bar, nei negozi, a molti dipendenti sono state ridotte le ore di lavoro, perché ovviamente il lavoro è meno, quindi questo si traduce in uno stipendio più basso, lavoro che diventa sempre più precario, e così sicuramente la crescita non si raggiunge, no? Non è che, cioè, ripeto, sono proprio delle cose semplicissime, lo possiamo vedere tutti quanti, non serve essere assolutamente esperti, no, di economia o di politica o di finanza, basta davvero osservare. Poi ci auguriamo, certo, che non sarà così, però certo, altro che
ci mancherebbe altro. No, ma come poi dicevo prima, un conto è cercare, nonostante tutto, di spargere ottimismo. Un conto è rilasciare invece delle dichiarazioni entusiastiche sulla situazione economica italiana. Certo, insomma. Certo, quello. Dà un po' l'idea di essere presi in giro, ecco, questo è un po' l'aspetto che stride. E va bene, va bene. Allora Giancarlo, grazie come sempre. Ti seguiamo su Finanza in Chiaro con i tuoi video, che sicuramente ruotano tutti intorno a questi temi. Noi cerchiamo di fare una sintesi il fatto di Marcotti sulle fonti TV, e ci sentiamo la settimana prossima. Grazie davvero. Poi vediamo di organizzare qualche appuntamento ad hoc sulle questioni più puramente politiche dopo il Quirinale. Vediamo cosa accade in questi giorni. Grazie mille. Grazie a te Emanuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a Giancarlo Marcotti. Noi chiudiamo questa prima parte di live che ha dato il via alla nuova settimana. Nel pomeriggio alle 14.30 naturalmente torniamo in diretta con Giacomo Iacomino e i suoi ospiti, adesso però tutti i nostri approfondimenti, e insomma, quindi restate con noi, seguiteci sui social e grazie per averci seguiti fino adesso.